Solito appuntamento con rassegna stampa di Riviera, partiamo dai titoli di Gazzetta del Sud. Locri Gerace, Monsignor Oliva nominato vescovo. Cosca Gallico, tre condanni a Palmi, la sentenza d'appello con il rito abbreviato, poi bocciata la salva per cari, titolo principale. Si addensano nubi sulla nomina del nuovo commissario ad acta. Locri, la conseguenza della carenza di personale, niente anestesisti, non si opera. Ospedale in sofferenza, il presidio di Locri, formalmente uno SPOC, è da mesi al centro di polemiche. Vediamo anche il quotidiano della Calabria con la prima pagina, Calabria che non va, l'Unione Europea apre una procedura contro l'Italia, sanità, grande beffa per i fornitori, il paradosso di Reggio, in cassa ci sono 1,5 miliardi, ma l'ASP non paga i debiti. Galantino, cari preti, non chiedete soldi ai politici, ufficializzata la nomina del vescovo di Locri e a Cassano fervono i preparativi per il Papa. Vediamo le pagine che riguardano la Regione Calabria. Pagato soltanto il 26% dei debiti, diffida dell'Unione Europea, in cassa ci sono 1,5 miliardi, utilizzati solo 220 milioni. Qui abbiamo lo schema appunto delle aziende sanitarie. Il paradosso dell'ASP di Reggio, ci sono i soldi, ma nessuno paga i fornitori. Andiamo a Gazzetta del Sud, cercando anche di leggere le notizie che più ci interessano, che sono poi le notizie dell'area della Locride. Diamo subito una sfogliata particolare, in particolare anche la notizia del giorno è la nomina di Monsignor Francesco Oliva, lo vediamo qui nella foto, 63 anni, nato ad Avena di Papasidero in provincia di Cosenza. Una bella nomina, pienezza del sacerdozio, il futuro vescovo di Locri Gerace non nasconde le difficoltà di una chiamata che viene dall'alto. Monsignor Francesco Oliva sarà probabilmente ordinato da Papa Bergoglio il 21 giugno a Cassano Ionio. Un percorso pastorale tra Roma e la Calabria, ecco il curriculum vitae, dal 2008 è anche prelato d'onore di Sua Santità, il vicario diocesano Don Cornelio Femia, ci disponiamo tutti ad accoglierlo, ad amarlo, a sostenerlo. È il vicario di Galantino, vescovo forte. Monsignor Femia, successione segno di grande vitalità. D'Agostino, spero che resti fino alla conclusione del suo episcopato. All'annuncio hanno suonato a festa le campane di tutte le chiese. Don Ruggero, cappellano dell'Arma, saprà dialogare con le altre religioni, i laici e i non credenti. Ecco qui nella foto il sindaco di Locri Calabrese, il rettore del santuario di Polsi, Don Pino Strangio, il cappellano militare, Don Vincenzo Ruggero e lo storico Enzo D'Agostino. Andiamo ancora con le pagine della Ionica. Anestesisti malati non si opera. L'ospedale di Locri è una situazione paradossale. Da ieri garantite solo le urgenze. All'ASP sapevano tutto già dal 30 aprile. Il reparto di anestesia rimarrà con un solo medico in servizio fino a quando uno degli altri, tre, non rientrerà dalla malattia. Incredibile. Africo, gli scacchi sbarcano alla scuola primaria. Alla Montessori le qualifiche ai campionati provinciali di Montebello, poi a Siderno, lungomare e spazzatura in strada, emergenze verso una soluzione. Uno dei numerosi stabilimenti balneari qui nella foto di Siderno, letteralmente disintegrati dalla furia del mare. Collocati i cassonetti della differenziata, ma ci sono ancora zone scoperte. Caulonia, trovano l'alloggio occupato, ma non ho toccato nulla. L'articolo di Armando Scuteri. Placanica, caro ministro, siamo stanchi di promesse non mantenute. La Lancetta a ruota libera su trasporti e politiche per i comuni. Bovalino, ori esausti, 2 giorni di raccolta e di smaltimento. Andiamo ancora avanti con le pagine che riguardano la Ionica. No, finisce qui, quindi prossimo appuntamento con la rassegna stampa di Riviera domani.